terzo giorno del Windsurf Grand Slam 2013 qui a Porto Liscia, a Coluccia. Siamo con Mirko Bragheri, race director del freestyle. Ciao. Terzo giorno. Allora Mirko, dopo un double completato, un single quasi terminato, quali sono i commenti a caldo di questa manifestazione, fortunatamente quest'anno con il vento? Come hai detto te, fortunatamente vento forte, quindi livello in acqua molto alto. Io parlo da parte della giuria, abbiamo visto manovre molto difficili anche da giudicare. I giudici hanno avuto un lavoro molto duro perché hanno giudicato per 10 ore al giorno, per 2 giorni, ininterrottamente, quindi anche senza poter andare in bagno a volte, perché le risorse purtroppo nel nostro mondo sono poche, quindi queste erano, e i ragazzi hanno dato il massimo, sia i giudici che i ragazzi in acqua. Probabilmente il risultato che abbiamo con Jacopo Testa, Mattia Pedrani e Mattia Fabrizio, i primi 3 posti alla classifica, rende giustizia a tutto e anche alle poche polemiche che ci sono state durante questo evento, che bisogna cercare di migliorare, bisogna cercare di non avere, per far vedere a tutti che noi lavoriamo per far sì che questo sport cresca anche nel giudicare e anche nel vedere le manovre più belle, più spettacolari, far vincere chi fa questo. In questi 2 giorni di gara c'è stato forte vento, ma quali sono realmente le condizioni di questo spot? Allora, siamo partiti sabato con il vento un po' più leggero, quindi c'erano 17 nodi, 18, 20, raffiche un po' di più, quindi le vele usate erano le 5-4, 5-7 per gli atleti più pesanti. Poi il vento nell'arco della giornata è aumentato, fino alla le finali sono state fatte con punte di 30 nodi già al sabato. La domenica il vento ha iniziato a soffiare già forte dalla mattina, quindi tutto il giorno anche con vela 4,2, 4 metri, quindi intorno ai 30-35 nodi. Poi verso sera si è spento e ha iniziato a trafficare, quindi siamo rimasti con le 2 finali del secondo single da fare tra Mattia Fabrizi, Jacopo Testa e finale terzo e quarto Mattia Pedrani contro Stefano Lorioli. Per la prima volta abbiamo visto gareggiare insieme lo slalom con il freestyle. Quali sono state le difficoltà appunto di far andare in contemporanea le gare? Se è andato tutto bene? Allora, prima di iniziare questo evento avevo molti dubbi, perché non sapevo se le discipline potevano essere fatte insieme o si doveva lasciare spazio prima ad una e poi all'altra. Facendo un briefing con gli altri giudici, quelli dello slalom, quindi con Claudio Alessandrello, abbiamo deciso che le discipline erano libere di fare quello che volevano, sempre rispettando i campi di regata. Quindi è stato posizionato il campo di regata del freestyle molto sopra vento e abbiamo lasciato spazio poco il primo giorno allo slalom, che sono dovuti scendere molto verso il fiume Liscia, perché questa è la zona del fiume Liscia, quindi loro sono scesi molto sotto vento. Noi abbiamo terminato il single e dopo che abbiamo terminato il single è stata fatta la finale del primo tabellone slalom proprio qui davanti alla spiaggia e è filato tutto liscio. Ieri un po' di casini ci sono stati perché un po' i freestyler andavano nel campo di regata degli slalom e un po' gli slalom entravano nel nostro campo di regata, però direi che grazie a questo spot siamo riusciti a fare un evento per ora perfetto in contemporanea. Ci sono stati alcuni atleti che hanno partecipato sia allo slalom che al freestyle. Chi sono e come avete gestito la cosa? Allora, gli atleti che hanno fatto entrambi sono Fabio Calò, Andrea Rosati e Luca Pirino. Abbiamo cercato di tenerci aggiornati tra i due tabelloni, quindi quando un atleta doveva andare a fare la hit dello slalom o viceversa, cercavo di dargli spazio, quindi facevo scivolare la hit dell'atleta in fondo a seguire dalle altre. Problemi grossi non ne abbiamo avuti perché fortunatamente siamo riusciti a inserirle, farle andare di qua e di là. Poi nell'ultimo tabellone Rosati non ha potuto partecipare alla sua prima hit del freestyle perché era impegnato con la finale. Durante il secondo tabellone single c'è stata, secondo me, una delle prestazioni più belle che abbiamo visto da parte di un freestyler, in questo caso Fabio Calò, che è partito per andare a fare una hit di slalom con l'attrezzatura freestyle. Tutti i freestyler si sono messi lì a guardarla perché era secondo, terzo,
anche se dopo che sei classificato terzo abbiamo scoperto che era la hit sbagliata, quindi per fortuna, ma ci spiace tutto per Fabio che aveva tutto il tifo dei freestyler che sia stato, non dico squalificato, ma abbia sbagliato la hit. Qualcosa da quello già detto? Sì, da race director io vorrei innanzitutto ringraziare gli atleti per il lavoro che fanno in acqua e lo spettacolo che fanno, e poi anche i giudici, perché non è facile veramente mettersi dall'altra parte e giudicare degli amici, e quindi a volte nascono degli screzi. Le critiche fanno sempre piacere, però devono essere critiche propositive, non critiche per distruggere quello che stiamo facendo. Quindi noi accettiamo le critiche, però cerchiamo di lavorare per far crescere il nostro sport, quindi se c'è qualcosa che non va è giusto che venga risolto senza fomentare, senza fare in modo che tutto vada per una lite, quindi solo questo. Siamo con Carlo Cottafavi, presidente dell'Associazione Italiana Classi Windsurf. Ci fa un bilancio dei primi due giorni di questa manifestazione? Usando una parola, anzitutto grazie, fantastico, perché in due giorni siamo già riusciti a fare tutto quello che potevamo fare in una settimana, dove normalmente ci sono rischi di non portare a completamento tabelloni freestyle, slalom o gare di formula, e invece siamo riusciti magnificamente a fare tutto e soprattutto in condizioni di vento che hanno fatto la felicità degli atleti. Prima volta si sono organizzate gare di più discipline diverse. Qual è stata la difficoltà o le difficoltà comunque incontrate per organizzare il tutto? Allora, la prima difficoltà è la location, cioè trovare un posto in Italia che possa dare garanzie di spazi e di vento per poter effettuare queste discipline. L'altra difficoltà è di carattere tipicamente organizzativo, perché nella storia del Windsurf dal 1984 non era mai stato fatto questo, e quindi anche per noi ogni giorno era una scoperta di cose da organizzare diverse e come coordinarle esattamente sul territorio, che banalmente può essere dalle autorizzazioni alla postazione per tutti quanti gli atleti, i giudici, e far convivere tutte queste diverse discipline con diversi anche range di vento. Ad esempio nel formula windsurfing possono partire da 8 nodi in poi, nello slalom, nel freestyle ci vogliono condizioni plananti molto forti, e quindi incastrare tutto, questa è la più grande sfida. Qualche ringraziamento particolare? Sicuramente a tutta la Pisciottu Family Brothers che ci ha accolto in questa location fantastica, alle autorità locali, ovviamente ai comuni, alla provincia, alla regione che ci hanno supportato, ai nostri sponsor per quanto riguarda il discorso dell'associazione, e naturalmente un particolare ringraziamento allo staff delle persone che in questo anno hanno lavorato in diversi campi, in diversi livelli, magari in maniera nascosta, che sono tutti consiglieri del direttivo, a cui abbiamo dato l'incarico e deleghe per poter distribuire questo carico di lavoro. Ripeto, una cosa non facile, ma che finalmente ha preso coscienza nelle persone e che ci ha permesso di arrivare oggi a questo momento di svolta.